sono 5 le proposte presentate questa mattina nella sede ravennate dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per migliorare la sicurezza di madri e neonato. 5 proposte che sottolineano l'importanza di migliorare l'assistenza prima, durante e dopo il parto. 5 proposte a tutela del nascituro, della mamma e appunto del neonato. Perché? Perché sottolineiamo ancora quello che è stato ribadito a livello normativo nel 2010, nell'accordo Stato-Regioni e nelle disposizioni decrete che la nostra Regione nel 2015 ha emanato, per far sì che questo venga realizzato a livello nel territorio. Nel rispetto di tutti questi punti che sono quelli che le società scientifiche sostengono da vari anni, frutto di studi di osservazione non solo a livello locale ma a livello internazionale. Questi sono i 5 punti fondamentali per garantire una gravidanza, un parto, un puerperio, molto non solo basato sulla sicurezza ma su tutti gli approcci e l'assistenza che ci deve essere sia prima che dopo la nascita. Prima della nascita e dopo la nascita, questo deve essere sviluppato, tutte queste azioni a livello del territorio, cioè dove vivono le mamme, dove vive la famiglia. Ma il momento della nascita può essere un momento critico, non prevedibile. Quindi la mortalità, le conseguenze, quello che ci preme, soprattutto ribadirle. L'abbiamo fatto l'anno scorso, continuiamo a farlo anche quest'anno, non ci stancheremo mai per dire, per garantire una sicurezza, la qualità delle cure e che ci siano dei centri qualificati per portare avanti tutto questo che è contenuto nei cinque punti. Tutti i punti nascita devono corrispondere a queste caratteristiche. Quelle di terzo livello, dove vengono indirizzate le gravidanze a rischio, e questo viene già fatto. Ma è un messaggio che mandate alla politica, a chi amministra la sanità locale, alle mamme, a chi deve arrivare questo messaggio? Questo messaggio deve arrivare a tutti. Difatti è indirizzato alla popolazione, alle famiglie, alle mamme, alla politica, ai nostri amministratori, ma è un problema che è presente non solo nella nostra realtà, nella nostra regione, ma è così a livello di tutte le regioni e a livello nazionale. E sosteniamo noi come società scientifica questi punti. Non è un problema di Ravenna, Lugo e Faenza, è un problema regionale e un problema nazionale che deve applicare quello che è già stato riconosciuto dalle società scientifiche e a livello normativo nazionale e regionale. Quanta distanza c'è tra la realtà del nostro territorio e quei 5 punti? La distanza è difficile da misurare, no? Diciamo che quando ci sono i parti che sono inferiori a 500, come dicono le normative, non riusciamo a rispettare tutte quante gli aspetti che ci sono, che non sono solo di sicurezza, ma quello di far condurre una gravidanza fisiologica, mamma vicino al bambino, il crampaggio del cordone, eccetera, offrire un'assistenza che sia più umanizzata possibile. In mano alla gravidanza fisiologica non deve vedere, il medico non lo deve vedere, deve essere strutturata sia durante la gravidanza con del personale come l'ostetrica che sanno fare benissimo il loro lavoro. Però dobbiamo garantire quello che è il momento della nascita, il parto. Sono 2 giorni della vita della donna e del bambino.